In questo video descriveremo il seguente articolo: Lambert Theoretical Analysis of Some Equation Concerning the Thermodynamics of a Modified White Hole, New Possible Mathematical Connection with Some Sect of Number Theory, Ramanujan Recurring Number, DN Constant, String Theory and Branch Cosmology. In questo articolo analizziamo alcune equazioni riguardanti la termodinamica di un buco bianco modificato. Otteniamo nuove possibili connessioni matematiche con alcuni settori della teoria dei numeri ricorrenti di Ramanujan, della costante dn e della teoria delle stringhe. Per estrarre le proprietà geometriche quantistiche di queste equazioni termodinamiche e le implicazioni con la geometria dello spazio-tempo del vuoto quantistico del nostro universo primordiale, che agiscono come vincoli alla natura della gravità quantistica dell'universo. È stato stabilito che la struttura geometrica della gravità quantistica è discontinua e altre teorie della gravità quantistica, come la gravità quantistica loop, considerano la geometria quantistica sotto forma di loop, anello, mentre la teoria delle stringhe considera la geometria quantistica sotto forma di stringhe. Osserveremo che i risultati dell'analisi di questo lavoro comprendono la forma delle geometrie quantistiche di queste promettenti teorie fondamentali della gravità quantistica e quindi della cosmologia quantistica, nel senso che le analisi indicano la connessione tra i solidi geometrici, l'ottaedro e la sfera, alla struttura geometrica quantistica, che è inerente alla proprietà delle equazioni termodinamiche fondamentali del buco bianco modificato. L'articolo è strutturato come segue. Nelle sezioni A e B analizzeremo ed elencheremo alcune proprietà della teoria dei numeri ricorrenti di Ramanujan e delle quantità termodinamiche fondamentali del buco bianco modificato in presenza di una costante cosmologica a un'entropia estremamente bassa. Quindi nella sezione C applichiamo queste proprietà alla gravità quantistica e nel processo otteniamo un quadro della natura della geometria quantistica del buco bianco modificato in termini di ottaedri e di sfere. Quindi nella sezione C applichiamo queste proprietà alla gravità quantistica e nel processo otteniamo un quadro della natura della geometria quantistica del buco bianco modificato in termini di ottaedri e sfere. Questo è quello di cui parleremo, quindi le sezioni A, B e C. Analisi delle equazioni dell'entalpia di un buco bianco modificato accoppiato a un condensato di Bose-Einstein a un'entropia estremamente bassa. Le equazioni analizzate in questa sezione sono, questo è il riferimento, sono prese adesso. Sono le seguenti: analisi dell'entalpia del buco bianco modificato. L'equazione è la seguente. L'analisi ci dà le seguenti proprietà di teoria dei numeri e le proprietà di numeri ricorrenti Ramanujan inerenti all'entalpia. Questo è l'exact result. Queste sono le alternate forms. Expanded form, le alternate forms, ancora un expanded logarithmic form, ancora un alternato form, infine la derivata e l'integrale indefinito. Dal risultato dell'integrale indefinito otteniamo anche in questo caso alternate forms, ancora alternate forms, expanded logarithmic form, ancora un'alternate form, ancora una derivata e ancora un integrale indefinito. Ancora dal risultato dell'integrale indefinito visto sopra, quindi questo,
otteniamo ancora forme alternate, forme espanse, forme alternate assumendo A, B ed S maiuscolo che sono positivi, forme espanse logaritmiche, ancora forma alternata assumendo questa condizione, la derivata e l'integrale indefinito. In conclusione, dal risultato dell'integrale indefinito, questo, per il volume dell'ottaedro e per il volume della sfera, quando R è uguale a A mezzi, noi otteniamo, per il volume dell'ottaedro, questo risultato e queste forme alternate, questa forma espansa, queste forme alternate assumendo A, B ed S maiuscola che sono positive, questa forma logaritmica espansa, un'altra forma alternata, la derivata e l'integrale indefinito. Riguardo il volume della sfera avremo questo risultato, queste forme alternate, queste forme espanse, ancora forme alternate assumendo A, B ed S maiuscola che siano positive, una forma logaritmica espansa, una forma alternata, una derivata e l'integrale indefinito. Adesso, dividendo i due risultati degli integrali indefiniti che abbiamo visto sopra, riguardo l'ottaedro e la sfera, i volumi dell'ottaedro e della sfera, otteniamo quindi questo e questo, dopo aver semplificato questo risultato, questa forma espansa, questa forma alternata che poi è il risultato che a noi interessa, 2 radico al 2 fratto pi greco, che abbiamo definito dn constant, costante dn. La proprietà della funzione, l'integrale indefinito, il massimo, il minimo, i limiti, le rappresentazioni in forma di serie e qua ci dicono n che è una funzione fattoriale, n è un insieme di numeri reali, i è l'unità immaginaria, eccetera. Poi, sempre dallo studio della funzione, ritroviamo l'integrale definito su un disco di raggio n, l'integrale definito su un quadrato . Adesso passiamo all'analisi del volume termodinamico del buco bianco modificato. Il volume dal punto di vista termodinamico del buco bianco modificato è dato dalla seguente equazione o formula. L'analisi ci dà le seguenti proprietà di teoria dei numeri e proprietà dei numeri ricorrenti di Ramanuggia inerenti al volume dal punto di vista della termodinamica del buco bianco modificato. Queste forme alternate che ricaveremo sviluppando la formula, questa derivata, questo integrale definito, indefinito. Dividendo la forma alternata, che è questa, per questo, che sarebbe questo, ok?
Noi otteniamo in conclusione questo risultato, da cui per il volume dell'otta R e per il volume di una sfera, per R uguale a mezzi, otteniamo per il volume dell'otta R questo risultato, per il volume della sfera questo risultato. Dividendo i due risultati, questo e questo, e semplificando. Quindi avremo radice al 2 fratto 3 diviso pi greco sesti, o per 1 fratto pi greco sesti, che è la stessa cosa. Sviluppando questa espressione otteniamo 2 radice al 2 fratto pi greco, ancora la costante di n, di cui queste sono le proprietà e le rappresentazioni in forma di serie. Passiamo all'analisi della densità di energia dell'entalpia del buco bianco modificato. La densità di energia dell'entalpia del buco bianco modificato è data dalla seguente formula. Dividendo le due precedenti espressioni, questa e la precedente, noi otteniamo questo. Logicamente, abbiamo fatto questa divisione perché H con S corrisponde a questo risultato e V corrisponde il volume a questo risultato. Quindi dividendo queste due espressioni otteniamo questa espressione che sviluppata ci dà le proprietà della teoria dei numeri e dei numeri ricorrenti di Riemann-Hudgens inerenti alla densità di energia dell'entalpia di un buco bianco modificato. Quindi avremo questo risultato e da questo risultato, per S che è uguale a 4π greco, otteniamo questa espressione, queste forme alternate. Queste forme espanse, questa forma logaritmica espansa, quest'ulteriore forma alternata, la radice per la variabile b, l'integrale indefinito. Dal risultato dell'integrale indefinito, quindi dal membro di destra di questa espressione, otteniamo questa espressione. Queste forme alternate, questa forma espansa, questa forma alternata, assumendo A e B che siano positivi, questa forma logaritmica espansa, quest'altra forma alternata, queste radici, la radice per la variabile B, l'espansione in serie per A uguale a 0. L'espansione in serie per A uguale infinito, la derivata e l'integrale indefinito. E anche il limite. Dal risultato che abbiamo ottenuto in precedenza, per il volume dell'ottaedro, il volume della sfera, dove R uguale è a mezzi, R uguale a mezzi intendo raggio della sfera, che poniamo uguale a mezzi, otteniamo per il volume dell'ottaedro questa espressione e anche il grafico tridimensionale, una figura che può essere connessa a una dibrana, un istantone dibrano. Otterremo queste proprietà, cioè queste forme alternate. Queste forme espanse, questa forma alternata assumendo A e B che siano positivi, questa forma espansa logaritmica, questa forma alternata, le seguenti radici, l'espansione in serie per A uguale 0, l'espansione in serie per A uguale infinito, la derivata e l'integrale indefinito.
e il limite. Questo riguarda il volume della sfera. Per il volume della sfera abbiamo questa espressione, questa figura che può essere connessa a una B brana istantonea, e otteniamo le seguenti proprietà: forme alternate, forme espanse, forma alternata assumendo A e B che sono positivi, forme logaritmica espansa, forma alternata, radici, radice per la variabile b, espansione in serie per a uguale 0, espansione in serie per a uguale infinito, la derivata e l'integrale indefinita e il limite. Dividendo i due risultati, quello dell'ottaedro e quello del volume, quello del volume dell'ottaedro e quello inerente al volume della sfera, scusate. Dividendo quindi i due risultati, inerenti i due volumi dell'ottaedro e della sfera, abbiamo, e semplificando, questa espressione e questo risultato, che poi è uguale a 2 radica 2 fratto pi greco, di nuovo alla costante di n. Questa è la proprietà, ovvero sia che 2 radica 2 fratto pi greco è un numero trascendente. Questa è la rappresentazione sotto forma di serie. Poi, analisi dell'equazione di stato del buco bianco modificato. L'equazione di stato del buco bianco modificato è data da questa equazione. L'analisi ci darà le consuete proprietà in teoria dei numeri, quindi le proprietà dei numeri correnti di Ramanujan inerenti all'equazione di stato di un buco bianco modificato. Avremo questo risultato. E dalla precedente espressione, che è questa, ponendo S uguale 4π greco, abbiamo questa espressione che noi semplifichiamo così. Il grafico tridimensionale è questo, che può essere connesso a una D brana istantonea. Queste sono le forme alternate, questa è la forma logaritmica espansa, un'altra forma alternata, le radici, discriminante polinomiale, le radici intere, la radice per la variabile b, la derivata, l'integrale indefinito. Dall'integrale indefinito, ovvero sì, dal risultato dell'integrale indefinito, quindi questo. Membro di destra di questa espressione, otteniamo questa espressione che ci darà un grafico tridimensionale dato da questa figura che può essere connessa a D brana istantonea. Avremo queste forme alternate. Avremo questa forma alternata assumendo A e B che siano positivi, avremo questa forma logaritmica espansa, un'altra forma alternata, le radici, discriminante polinomiale, la radice per la variabile B, la derivata, l'integrale indefinito. Ancora dal risultato dell'integrale indefinito, quindi da questa espressione, otteniamo in questa espressione il grafico tridimensionale che possiamo connettere può essere connessa a una D brana istantonea, le forme alternate che sono le seguenti, la forma alternata assumendo che A e B siano positivi, la forma logaritmica espansa, un'altra forma alternata, le radici, discriminante polinomiale, la radice per la variabile b, la derivata e l'integrale indefinito. Qui lo studio della funzione ci dà anche il minimo locale,
In conclusione, dal risultato dell'integrale indefinito, che è questo, per il volume dell'ottaedro e il volume della sfera, dove r è uguale a a mezzi, otteniamo per il volume dell'ottaedro questa espressione, questo grafico tridimensionale, la cui figura può essere connessa a una di Brahe istantanea. Queste forme alternate, questa forma espansa, questa forma logaritmica espansa, un'altra forma alternata, le radici, discriminante polinomiale, la radice per la variabile b, la derivata, l'integrale indefinito e il minimo locale. Riguardo il volume della sfera, avremo questa espressione, questo grafico tridimensionale la cui figura può essere connessa a una di Brahe istantanea. Queste forme alternate, questa forma alternata assumendo che A e B siano positivi, questa forma logaritmica espansa, un'altra forma alternata, le radici, discriminante polinomiale, la radice per la variabile b, la derivata, l'integrale indefinito e il minimo locale. Dividendo i due risultati, i risultati dei due integrali indefiniti, rispettivamente quello che si è ricavato moltiplicando l'espressione per il volume dell'ottaedro, moltiplicando l'espressione per il volume della sfera, dividendo i risultati dei due integrali definiti, otteniamo questo risultato. 2 radical 2 fratto pi greco, sempre quindi la costante di n. Queste sono le rappresentazioni alternative, e queste sono le rappresentazioni sotto forma di serie. La sezione C, praticamente applichiamo le proprietà della teoria dei numeri, quindi le proprietà dei numeri ricorrenti di Ramanujan, alla geometria quantistica di un buco bianco. Riguardo alla sfera iscritta in un ottaedro, noi abbiamo le seguenti formule. Riguardo il rapporto tra le due formule, ottaedro e sfera, otteniamo il seguente risultato, quindi 2 radical 2 fratto pi greco, sempre la costante di n, la proprietà, la rappresentazione in forma di serie, da cui, da questa espressione, quindi sempre dal rapporto dei due volumi, abbiamo quest'altra espressione, facendo 2 diviso il rapporto dei due volumi, tutto elevato al quadrato e moltiplicato per un terzo, ci dà come risultato z2, pi greco al quadrato fratto 6, che è il valore di z2 della funzione z, di uno dei valori della funzione z di Riemann, che è uguale a 1,644934, che noi ipotizziamo essere la traccia della forma dell'istantone, ed è un numero ricorrente di Ramanujan, pi greco al quadrato fratto 6 sarebbe z2. Questa è la rappresentazione sotto forma di serie, la rappresentazione sotto forma di integrale. Notiamo che dalla somma dei primi 9 numeri, escluso 0, abbiamo 45 e otteniamo la seguente formula interessante, che ci dà un numero sviluppata, ci dà questo risultato, che in approssimazione decimale è uguale a questo valore, che è abbastanza vicino, un'ottima approssimazione a z2, quindi a pi greco al quadrato fratto 6, 1,644934. Di questa espressione abbiamo le forme alternate, le forme espanse,
effettuando la radice quadrata dell'espressione precedente moltiplicata per 6, noi otterremo questo risultato. Praticamente è come se avessimo moltiplicato pi greco al quadrato fratto 6 per 6, quindi viene pi greco al quadrato ed effettuato la radice quadrata, quindi rimane pi greco. Questo numero non è proprio pi greco, ma è un numero molto vicino, quindi un'ottima approssimazione a pi greco. Anche qui abbiamo alternate forms, quindi le forme alternate, forme espanse. Inoltre, moltiplicando il rapporto tra i due volumi per 2 pi greco radical 2, otterriamo 8. 8 è un valore legato alla funzione di Ramanujan che ha 8 modi che corrispondono alle vibrazioni fisiche di una superstringa, o meglio delle superstringhe. Questa è la rappresentazione in forma di serie, sotto forma di serie. Inoltre, invece di 2 pi greco radical 2 per il rapporto tra i due volumi, mettiamo 6 pi greco radical 2 per il rapporto dei due volumi, otterremo 24, valore che è legato alla funzione di Ramanujan, che ha 24 modi corrispondenti alle vibrazioni fisiche delle stringhe bosoniche. E qui c'è da dire che ciò potrebbe implicare che tutta la materia, cioè i fermioni, fosse preceduta dai bosoni, cioè prima del Big Bang, dalle perturbazioni dell'energia del vuoto stessa furono creati i bosoni, e poi al Big Bang, infinitesimamente poco dopo il Big Bang, furono creati i fermioni dall'energia del vuoto che subì una violenta rottura che forma un plasma caldo di coppie particella-antiparticella. Questo implica che la gravità quantistica non fosse necessariamente oscura in una certa misura, perché un fotone, particella luminosa, è esso stesso un bosone. Pertanto un Big Bang non è stato necessariamente il momento della creazione della luce, dell'ampio spettro della radiazione elettromagnetica, ma della creazione della materia, i fermioni, dall'energia del vuoto, poiché questa subisce ulteriori rotture che poi porteranno alla costante cosmologica, al plasma caldo della materia e all'energia oscura. Quindi praticamente, ripeto, tutto ciò potrebbe indicare che tutta la materia, i fermioni, è stata preceduta dai bosoni, cioè prima del Big Bang, dalle perturbazioni dell'energia del vuoto stesso, furono creati i bosoni. E poi al Big Bang e infinitesimamente poco dopo esso furono creati fermioni dall'energia del vuoto che subì una violenta rottura che forma un plasma caldo di coppie particella-antiparticella. Questo quindi implica che la gravità quantistica non fosse necessariamente oscura in una certa misura, poiché un fotone, particella luminosa, è esso stesso un bosone. Pertanto un Big Bang non è stato necessariamente il momento della creazione della radiazione elettromagnetica, la luce intesa come radiazione elettromagnetica, ma della creazione della materia, fermioni, dall'energia del vuoto, la quale subisce ulteriori rotture nella costante cosmologica, nel plasma caldo della materia e nell'energia oscura. Infatti, ciò è in accordo col modello Palumbo-Nardelli, praticamente. Questa è l'equazione di Einstein con la costante cosmologica. Il membro di sinistra rappresenta il campo gravitazionale e conseguentemente la curvatura dello spazio-tempo, mentre il membro di destra rappresenta la materia, cioè le sorgenti del campo gravitazionale. Nella teoria delle stringhe la gravità è connessa ai gravitoni che sono bosoni e la materia è connessa a quelli che vengono definiti fermioni. Segue che il membro di destra e di sinistra dell'equazione di campo di Einstein possono essere rispettivamente connesse alle azioni di stringa bosonica e di superstringa. L'azione di stringa bosonica e di superstringa, la quale contiene anche i fermioni, stringa bosonica è solo stringa bosonica, superstringa è sia bosoni che fermioni.
L'azione quindi della stringa bosone e della superstringa sono connesse attraverso la relazione Coulomb-Nardelli, che è la seguente, che quindi mette in corrispondenza bionivoca l'azione di stringa bosonica all'azione di superstringa. E il segno meno viene dall'inversione della relazione, cioè come se fosse energia uguale massa per velocità della luce al quadrato, o viceversa, quindi dall'energia ricavo la massa e dalla massa moltiplicata dalla velocità della luce al quadrato l'energia, quindi la corrispondenza tra massa e energia, quindi tra azione di stringa bosonica e azione di superstringa. Ritornando a quello che era praticamente il rapporto che ci porta a 24, l'espressione che ci porta a 24 su cui abbiamo discusso quanto appena detto, abbiamo di quell'espressione lo studio della funzione porta a queste rappresentazioni in forma di serie. Adesso, da 2π greco radical 2 per il rapporto dei due volumi, che abbiamo detto essere 8, elevando alla quarta otteniamo 4096. Un altro numero ricorrente di Ramanujan, che è 64 al quadrato o anche 8 alla quarta, dove 8 è il numero di Fibonacci, dove sappiamo che i numeri di Fibonacci sono connessi al rapporto aureo, in quanto ogni numero della serie di Fibonacci, ogni numero diviso per il numero precedente, il risultato tende sempre di più al rapporto aureo, quindi al radical 5 più 1 fratto 2, che sarebbe poi nient'altro che φ, cioè 1,618,033,98, anch'esso un numero ricorrente di Ramanujan. Inoltre 4096 moltiplicato 2 ci dà 8192, cioè il gruppo di Gauge SO8192, fondamentale in quelle che vengono definite teorie di stringa bosonica aperta. Inoltre, dall'espressione precedente, quindi 4096, effettuando la radice quadrata, moltiplicando per 27, aggiungendo 1, otteniamo 1729, che oltre ad essere vicino alla massa del candidato Grubbe, cioè il mesone scalare F0 1710, 1729 è anche il numero di Hardy-Ramanujan, che è un numero taxicab, può essere espresso come la somma di due cubi in due modi differenti. 1729 in questo caso è 10 al cubo più 9 al cubo, o 12 al cubo più 1 al cubo, e anch'esso, 1729, è un numero ricorrente di Ramanujan. Di questa espressione, queste sono le rappresentazioni sotto forma di serie. Inoltre, notiamo che 4096 più 1729, queste sono le due espressioni che forniscono rispettivamente 4096, questa espressione, 1729, questa espressione, la somma di 4096 e 1729, moltiplicata per un 25esimo e per un 144esimo, ci forniscono, guardate, due numeri di Fibonacci, 233 e 144esimo, che tra l'altro sono disposti in maniera giusta da fornire un risultato vicinissimo al rapporto aureo, appunto radical 5 più 1 fratto 2, che è, come abbiamo detto, un numero ricorrente di Ramanujan, 233 fratto 144. Anche di questa espressione abbiamo la rappresentazione in forma sotto forma di serie. Ancora, da 2 radical 2 fratto π greco, cioè dalla costante dn, 2 fratto 2 radical 2 fratto π greco, tutto elevato al quadrato, moltiplicato per un terzo, tutto moltiplicato per 6 e ancora tutto sotto radice quadrata, quindi estraendo la radice quadrata di tutto questa espressione, abbiamo π greco. Praticamente π greco, giusto proprio l'esatto valore di π greco, che è un numero trascendente.
Questa è la rappresentazione sotto forma di serie dell'espressione che fornisce π greco da 2 radice al 2 fratto π greco. E queste sono le rappresentazioni sotto forma di integrale. Logicamente, questo ci fa ipotizzare che π greco e φ, oltre ad essere importanti costanti matematiche, sono costanti che hanno un'importanza notevole anche nei vari settori della fisica teorica e della cosmologia. Inoltre, abbiamo anche la formula inversa. Sappiamo che da π greco possiamo ottenere π greco al quadrato fatto 6, moltiplicando π greco per se stesso e dividendo per 6. Ma da π greco al quadrato fatto 6, da questa espressione, cioè 1 fratto π greco al quadrato fatto 6, per 4 terzi, tutto sotto radice, quindi ripeto, 1 fratto π greco al quadrato fratto 6 per 4 terzi, tutto sotto radice, abbiamo di nuovo 2 radice 2 fratto π greco, cioè la costante di n. Questa è la rappresentazione in forma di serie dell'espressione precedente. Ok. Quindi, per completare, di questo che vi abbiamo fatto vedere, ciò che è più interessante sono i volumi dell'ottaedro e della sfera. Perché è possibile supporre che con un'entropia molto piccola, spazio-tempo vuoto a volume 0, la geometria quantistica dell'universo sia cristallina come l'ottaedro. Poiché l'entropia cresce, divenendo molto grande, man mano che l'universo invecchia, quindi la freccia del tempo va da sinistra verso destra, quindi il tempo passa, l'universo invecchia, trascorrono miliardi di anni dal regime di gravità quantistica, quindi da quando l'universo era ancora in una fase quantistica, un tempo brevissimo rispetto all'inizio, parliamo di tempo di Planck che è 10 alla meno 42 secondi dopo il Big Bang. Quindi dicevo, l'universo invecchia e trascorrono miliardi di anni dal regime di gravità quantistica. Allora diventa sferico ed è quello che esattamente quello che osserviamo e che vediamo riguardo al nostro universo oggi, quindi una sorta di bolla d'universo, o meglio una bolla di un multiverso, perché si suppone che il nostro sia solo una delle innumerevoli bolle di un multiverso, bolla che durante il regime quantistico, quindi quando l'entropia era molto piccola, diciamo lo spazio-tempo vuoto a volume 0, la geometria quantistica dell'universo era cristallina come l'ottaedro, quindi si è passata da una forma tipo ottaedro a una forma tipo bolla, universo, bolla d'universo, quindi una sfera, che è quello che l'universo che osserviamo oggi dopo 13 miliardi e 800 milioni di anni, a partire dal Big Bang. Ricordiamoci che il regime di gravità quantistica, nel regime di gravità quantistica stiamo parlando di tempi dell'ordine 10 alla meno 42 secondi, quindi della scala cosiddetta misure di Planck, che riguardano la lunghezza di Planck e tutte le altre misure connesse che si riferiscono a quegli ordini di grandezza. Questa è quella, diciamo, la parte più importante che credo è stato utile evidenziare. Quindi finalmente una interpretazione fisica di 2 radical 2 fratto π greco. 2 radical 2 fratto π greco sarebbe quindi il rapporto tra volume dell'ottaedro e volume della sfera, dove abbiamo visto cosa potrebbero significare fisicamente. Ecco perché esce sempre quella che abbiamo definito costante di n. Ripeto ulteriormente, in particolare ciò che è interessante sono i volumi dell'ottaedro e delle sfere. È possibile supporre che con un'entropia molto piccola, diciamo uno spazio-tempo vuoto a volume 0, la geometria quantistica dell'universo sia cristallina come l'ottaedro.
Poiché l'entropia cresce, diventando molto grande man mano che l'universo invecchia, e trascorrono miliardi di anni dal regime di gravità quantistica, la geometria passa dell'universo da cristallina come l'ottaedro diventa una geometria sferica. Quindi l'universo diventa sferico ed è quello che è esattamente quello che ciò è esattamente ciò che osserviamo e descriviamo riguardo all'universo attualmente, quello che almeno l'universo, quello che si definisce universo osservabile, quello che noi sappiamo e che diciamo abbiamo estrapolato anche da oltre che dalle osservazioni, quindi dall'astrofisica, ma anche dalle stesse teorie più recenti che riguardano lo studio della fisica dell'universo antico, la cosiddetta early universe. Grazie.